Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo terminare il video che ho iniziato qualche mese fa, dando il mio parere, sono 3-4 mesi che la sto provando, su questa lampada LED dell'agnello. Rieccoci sul canale. Allora, questa l'ho acquistata a gennaio e da gennaio adesso siamo a metà aprile, praticamente è rimasta sempre accesa nelle sue 14-16 ore diurne. Quindi adesso posso esprimere un parere mio personale, per carità, poi. Intanto vi riassumo brevemente le caratteristiche fondamentali: 588 LED, full spectrum, cioè a tutte le bande di frequenza della luce che occorrono alle piantine, non è regolabile, a differenza di alcune che hanno il pulsante per regolare le varie frequenze, queste no, è sempre accesa. Faccio vedere senza accecarvi, eccola qui. Ci sono vari LED accesi, tra questi vi sono l'ultravioletto e l'infrarosso e poi tutte le gamme di frequenze che ci sono nel centro. Col tempo l'ho sollevata un po', adesso mi avvicino e vi faccio vedere. Ecco qua. Vedete? Ho fatto dei gancetti e l'ho sollevata mano a mano che aumentavo il numero delle piantine. Qui ovviamente adesso ho esagerato un po', però ero partito soltanto con questa vasca qui misura 95x71. Io mi sono spinto fino a 130x98. L'altezza attuale della lampada rispetto al piano è di 52 cm, quindi con una sola lampada riusciamo a coprire una superficie di 130x70 circa. E non è male. Però è poco nel mio caso perché mi sono allungato fin là con le piantine e ovviamente non basta, insomma, ho messo altre lampade ma sono di potenza inferiore, consumano solo corrente per niente. Quindi l'anno prossimo mi sono ripromesso che ne acquisterò altre due, le metterò tutte in serie perché questa, come vi dicevo nell'altro video, con un solo comando permette di collegarne in serie più di una. Qui abbiamo l'altra presa a cui collegare le altre lampade e quindi con un comando solo riusciamo a pilotarne più di una. Una caratteristica che mi ha colpito e non ci avevo pensato all'inizio è la ventola che c'è all'interno per raffreddare i LED. Eccola qui, questa ovviamente è sempre accesa. Un effetto secondario di questa ventola qui è il fatto che arriva aria sulle piantine. Questo permette di non avere assolutamente alcun tipo di muffa sulle piantine. Adesso vi riporto uno spezzone del video dell'anno scorso quando ho fatto il semenzaio in serra all'interno di un cassoncino chiuso di quelli acquistati. Non avevo alcun tipo di ventilazione e vi faccio vedere quello che era successo. C'è sempre da imparare e quindi quest'anno, per la prima volta in vita mia, mi ritrovo con questa situazione di muffa all'interno del semenzaio riscaldato. È abbastanza brutta da vedere, non è che ho inficiato la crescita delle piantine, quello no, però è veramente brutta da vedere e probabilmente ho capito che non ho un ricambio d'aria abbastanza elevato nella parte bassa della serra. La muffa che ho avuto l'anno scorso, che era il primo anno che mi capitava, quest'anno proprio non l'ho vista, perché questa ventola qui, raffreddando i LED, smuove l'aria e quindi non ci sono ristagni di muffe e quant'altro. E questo è un vantaggio enorme. Arriviamo alla voce consumi. Io ho la fortuna di avere un impianto solare, quindi di giorno praticamente ce l'ho gratis. Il mio consumo va dal tramonto alle 10 di sera circa, quindi alla fine io consumo un 3-4 ore al giorno. Mi rendo conto però che chi non ha un impianto solare, questo potrebbe essere un costo non irrilevante, sono 80 watt, quindi mettete in conto circa 1 kW al giorno con quello che costa adesso la corrente. Però è giusto anche prendere in considerazione questo aspetto. Bene, ci tenevo a fare questo video perché volevo chiudere il discorso con il mio test di 4 mesi su questa lampada. Sono pienamente soddisfatto e ve la consiglio. Vi ricordo che c'è ancora lo sconto se vi interessa del 10%. Potete acquistarla anche su Amazon dove vi pare, però se volete lo sconto del 10% dovete acquistarla sul sito del produttore. Bene, è tutto per questo breve video. Era soltanto per chiudere un po' il discorso aperto su questa lampada. L'altra volta era solo una preview. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere. Magari ormai siamo a fine stagione, per l'anno prossimo potrebbe essere una buona idea questa. Se avete modo di acquistare una lampada LED del genere. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.